Il Teramo esce indenne dalla trasferta di Carrara e nel finale rimonta e porta a casa l'1-1 con il primo centro stagionale in biancorosso di Giuseppe Lenoci. Dopo essere rimasti a secco nelle prime tre trasferte, i biancorossi mettono in cascina 4 punti nelle partite di Sant'Arcangelo e Carrara e il bottino può considerarsi lusinghiero, considerate le difficoltà avute allo Stadio dei Marmi nel fare breccia nella munita retroguardia puana, almeno fino alla solita giocata risolutiva di Petrella. Dopo la squalifica, Amadio riprende il suo posto in mediana e l'unica novità varata dal tecnico Vivarini rispetto all'11 di mercoledì scorso, Carrarese priva degli squalificati Gnaure e Alassane, Erpen e Gherardi sostengono Infantino. Novità Pedone in mediana, e proprio Alex Pedone poco prima del quarto d'ora sblocca il risultato sfruttando la solita amnesia del Teramo di questo inizio stagione. Pedone raccoglie la respinta di Moreo e va dentro indisturbato tra le belle statuine biancorosse per poi concludere sotto le gambe del portiere Tonti. 1-0 e gara subito in salita per il Diavolo, che fa fatica a reagire. Alla mezz'ora Calvano è costretto a lasciare la contesa per un problema muscolare e Vivarini non ci pensa su, puntando sul modulo che sembra l'alternativa tattica prossima a essere definitivamente sdoganata. 3-4-3 con l'ingresso di Da Silva. Petrella e il brasiliano dunque ai fianchi di Moreo. Ma le iniziative biancorosse sono sterili e l'unica palla gol arriva al 39esimo con il triangolo Scipioni-Moreo-Scipioni, tempestiva l'uscita di Notti sull'esterno biancorosso. Nel secondo tempo Carrarese al tiro con l'argentino Erpen all'ottavo, pochi minuti prima che lo stesso argentino lasci il campo a Giasi, mentre al 12esimo si fa notare Infantino che chiama l'intervento Tonti. La partita continua a riservare pochi spunti di cronaca col Teramo che continua a esercitare la pressione. Vivarini tenta il tutto per tutto con Lenoci al posto di Dorazio, Teramo iper offensivo ma che trema al 31esimo per l'iniziativa dell'ex pescarese Dettori, il cui tiro cross è deviato sul palo da Tonti. A 6 minuti dal termine però il solito Petrella a togliere le castagne dal fuoco, scatto bruciante fra Dettori e Barlocco. Berardocco si fa tradire dalla foga e abbatte il folletto di Prato La Peligna. Capone di Palermo non può che indicare il dischetto. Dagli 11 metri c'è il destro saettante all'incrocio di Lenoci che fissa la definitiva parità. Al 90esimo Carrarese in 10 per l'espulsione di Gerbaudo, che rimedia 2 cartellini gialli in 15 minuti, ma il risultato non cambia, finisce 1-1 e per il Teramo è un pareggio che pesa.